Quel vecchio dice di essere uno Radrim, ma beve come un bue. È arrivato giorni fa in cerca di un servo del demone Lilith. Un uomo pallido. Mi sa che non gli è piaciuto ciò che ha trovato. Capisco. Ora me ne occuperò io. Tu chi sei? L'ho incontrato sulle vette frantumate. Ho visto il suo uomo pallido in una visione, se ci credi. Bene, è tutto tuo. State lontani dalla bottiglia, voi due. Per tutti i diavoli, che cosa vuoi? Mi hai detto tu di incontrarci qui, Lorath. Te lo ricordi? Certo che me lo ricordo. Mi stupisce che tu non sia morto. Passami la bottiglia. Che cosa ti è successo? Sono stato aggredito, evidentemente, da diversi litri di alcol versati dalla mia stessa mano. Ma potrei anche essermi azzuffato con una capra per questa pozza di fango. Mi piace pensare di aver vinto. Lorath, chi è l'uomo pallido? L'uomo pallido è... era un Oradrim. Oradrim? Allora lo conosci? Pensavo di conoscerlo. Si chiama Elias. Era il mio apprendista. È stato lui a portare Lilith al Sanctuarium. È possibile che io non abbia preso bene la notizia. Quindi cosa dobbiamo fare? Trovarlo. Scoprire cosa ha fatto. E poi ucciderlo. Ascolta, c'è una donna qui da qualche parte. Ha dei messaggi che ci servono e... io in questo momento sono inutile. Vuoi andare a trovarla? Abbiamo già perso troppo tempo. No, nessuna notizia da Orbei. Come ieri e come il giorno prima. Ma c'è dell'altro. Corre voce che un uomo pallido sia passato per le gole di Abaru tempo fa. Un tipo funesto, vestito di nero. Dopo lo spettacolo di ieri sera, scommetto che Lorath vorrà saperlo. Strano. Ho scritto al monastero di Orbei il giorno in cui sono arrivato. L'abate dovrebbe aver risposto ormai. Tekrin parlava di certe voci. Un uomo pallido, visto nei pressi delle gole. Le gole? Potevi dirlo prima. Dobbiamo andare subito. Ah, ma non possiamo tralasciare Orbei. Al diavolo, vado alla gola. Mi trovi lì o al monastero. Finora ti sei dimostrato affidabile. Non deludermi. Speravo di trovare qualcuno che avesse visto Elias. Invece abbiamo un campo di mercanti morti. Sono stati massacrati dai demoni, questo è ovvio. Ma non sono stati evocati qui. Dobbiamo indagare nelle gole. Che sia stato Elias a evocare questi demoni. Tranquillamente. E se l'ha fatto, potrebbe essere ancora qui. Stammi vicino. Inferi fiammeggianti! Troppo tardi! Elias se n'è già andato. L'evocatore è questo Gembar. Come fai a dirlo? Non è ovvio. Elias trova Gembar solo, senza amici e pieno di rabbia. Così se lo rigira a suo piacimento. Gli offre l'amore di Lilith e un ruolo nella sua follia. E poi gli dà i mezzi per esprimere la sua rabbia. Pergamene d'evocazione. Molto perspicace. Chissà per quanto Gembar sia crogiolato in questa follia. Delle visite. Vi manda il maestro Elias. Il maestro Elias? Beh, sì, è così. La nostra è una missione molto importante. Abbiamo una cosa per il maestro, ma pensavamo fosse con te. Sai dove si trova? Bugiardo! Schifoso mentitore!
Il maestro ha tutto il necessario! Prima le brutte notizie. Gembar aspettava qualcuno. Elias deve aver convinto altri della sua follia. Ha insegnato anche a loro come evocare, scommetto. Hai sentito, Gembar? Il maestro ha tutto il necessario. Faranno qualcosa di estremo. E la buona notizia? Elias ci ha dato un dono, ricordi? Questo demone che ha mandato a ucciderci è unico. Va nutrito costantemente con sacrifici umani. Se lo sventrassi, qualcuno all'interno potrebbe darci un indizio sulla sua origine. Dovrò farlo portare a Khed Bardu per esaminarlo. L'abate ha aperto la porta. Il demone pallido ha sorriso. Ha sottratto il sapere proibito. Shh, va tutto bene. C'è una via d'uscita. Riesce a camminare? Non c'è alcuna via d'uscita. Il poco sapere rimasto non deve trapelare. La custodirò fino alla sera e poi per tutta la notte. Dobbiamo proteggere l'archivio. No, merito di bruciare con tutto il resto. Dov'è Elias? Se n'è andato. Ha detto che la rovina di Sanctuarium era imminente. Solo io potevo aiutare. Vuole evocare un maligno minore. Ha preso tutto il necessario. E poi i miei allievi li ha uccisi. Li ha... Che cosa ha preso? Pergamene dall'archivio proibito. Vuole evocare un maligno minore. Che cosa? Quale? Dove? Non lo sappiamo, ovviamente. Elias potrebbe inondare di sangue le steppe, ma un maligno minore può spazzare via il continente, o peggio. Vieni, il demone di Elias è all'interno. Speriamo ci conduca da lui. Stava proteggendo quell'idiota. Gembar? Questa è opera di Elias. Ma lui dov'è? La risposta si trova nello stomaco. È delicata. Sembra la mano di un nobile. Elias avrebbe dovuto dargli da mangiare più di qualche stivale. È il figlio di qualcuno. O la figlia. Dovremmo bruciarli i demoni. È sbagliato. Su questo medaglione c'è lo stemma del sovrano della casa reale di Gul'uran. Ex sovrano. Ovviamente. Basta così, vecchio. I morti meritano rispetto. I morti non meritano niente se i vivi sono in pericolo. Ora Gul'uran ha un nuovo sovrano e dobbiamo ringraziare Elias. Per te i morti non avranno valore, ma quel medaglione potrebbe dare pace a chi è in lutto. Va bene. Se vogliamo trovare Elias, dobbiamo raggiungere Gul'uran. Vediamoci lì e fa presto. Fortuna che sei qui. Peccato che tu non abbia un'armata per un assedio. Elias è qui. È andato al palazzo, senza dubbio. Dietro l'alto muro con i cancelli sbarrati. Non possiamo passare. Sai chi può farlo? Zolaia. Quanti messaggi ho inviato, eh? Da quanto tempo Yun è scomparsa, intrappolata lì dentro con quei macellai? Potrebbe essere l'ultima rimasta a sapere della galleria. Se è ancora viva. Se questa galleria esiste. Non ti fidi di me? Certo che no. Sei una ladra. Eri utile anni fa, vero? Ma è chiaro che hai altre ragioni per cercare questa Oyun.
Non sono affari tuoi. Se dovessi cercare Oyun, da dove dovrei iniziare? Ha una casa nella piazza del mercato. Avremmo dovuto incontrarci lì prima, ma non sono riuscita ad avvicinarmi. Cerca di non morire. Non sei lui. Chi sei? Non ho più sentito lo stridore della lama e ho pensato che stesse venendo a prendermi. Mi manda la tua amica Zolaia. Lei è ancora qui. La rivedrai presto. Dobbiamo superare il mercato. Conosco un'altra via, più sicura. La vecchia ala della prigione. È stata murata anni fa, dopo un terremoto. Oh, Donan. Quello stolto non poteva immaginare che Lilith avrebbe cercato Astaroth, men che mai che gli avrebbe offerto suo figlio. Ma cosa ha ottenuto in cambio? Astaroth proviene dal regno dell'odio, come lei. Forse qualcosa lo aspetta a casa. La stupidità di Inarius non cessa mai di stupire. Se non avesse ucciso Ratma, avremmo potuto fermare Lilith, ma ora... Ora lei ha la chiave per gli inferi. Zolaia! Oyun! Sei tornata da me! Hai aspettato, restando in pericolo. Oh, capra testarda! Certo che ho aspettato! Dove potevo andare senza che ci fossi tu a dirmelo? In qualunque posto lontano da qui. Sì, beh... La fortuna ti arride, questo è certo. È Lorat che l'ha mandato a cercarti. Hanno bisogno di te per entrare nel palazzo. C'è una vecchia galleria di fuga. L'entrata si trova nelle caverne. Dietro un'alcova contrassegnata dalla croce del sorvegliante. Due sciabole unite all'elsa. Premi il pomo sinistro per aprire il passaggio. Caverne. Poteva andare peggio. Straniero. Grazie. Abbi cura di te. Andiamo. Ia! Credo che quello fosse il cavallo del mercante. Meglio non dirglielo. Mentre eri in città, ripensavo ai piani di Elias. E a quale dei maligni minori intende evocare? Quel che ha fatto a Gul'ran è un indizio. Lui l'ha annegata nel sangue. Quindi probabilmente punta a Duriel o Andariel. Qual è la differenza? Duriel si nutre del dolore fisico, Andariel di quello mentale ed emotivo. Quale che sia, se Elias avrà successo, molte altre città faranno la stessa fine di Gul'ran. L'unica speranza è che non abbia ultimato l'evocazione. Perché stiamo qui? Servono più prede, più carne. E l'avrai quando Elias avrà portato a termine il suo lavoro. Quale lavoro? Presto vedrai, Brol. I semi che abbiamo piantato daranno i loro frutti. Gul'ran rinascerà e così... Quale lavoro? Elias è pronto a evocare Andariel in questo mondo. Il suo potere ci porterebbe a nuove vette. E ovviamente tu avrai più carne. Voglio guardare. Certamente, grande Brol. Tu sarai l'ospite d'onore. Andariel, incatenata al cuore di Gul'ran. Il suo male non resterà rinchiuso qui. Annegherà la terra nella sofferenza. Questo va oltre la follia. Direi l'opposto. Per una volta la mente di Elias è chiara. Quando l'ho conosciuto cercava uno scopo. Non sono riuscito a dargliene uno. Perciò l'ha trovato in Lilith. Non l'ho fermato. Ho lasciato che diventasse così. È la nostra occasione per sistemare le cose. Prima che peggiorino. Sì, abbiamo il necessario.
L'evocazione avrà luogo nel Tempio dei Primi sul Monte Civo. Cerca un'uscita. Conoscendo Elias, avrà pensato a una via di fuga se le cose si fossero messe male. In questo paradiso, la Trinità ha riconquistato il suo antico tempio. Il problema è che non è semplice entrarci. Elias stava facendo delle ricerche sui santuari di Mefisto, Baal e Diablo. Solo i benedetti possono aprire la via. Sì, ma farsi benedire dai primi maligni è molto rischioso. Se è la chiave per entrare nel tempio, correrò il rischio. Baal, signore della distruzione. La sua influenza ha scatenato tutte le guerre della storia. Non si stanca mai dei conflitti. Pronuncia il suo vero nome, Thor Balos. Thor Balos. Tutto bene? Io sto bene. Mancano ancora due santuari, Diablo e poi Mefisto. Tieni duro. Diablo, signore del terrore. Ogni paura mortale, ogni incubo, nasce tutto da lui, da sempre. Pronuncia il suo vero nome. Al Diabolos. Al Diabolos. Mefisto, il signore dell'odio, padre di Lilith. Devi fare attenzione, il suo sangue fa già parte di te. Posso farcela. Visto? Il potere che è qui già ti fa agitare. Ti ho detto che posso farcela. Dimmi che cosa dire. E poi vai a cercare il tempio. E sia. Quando sarai pronto, pronuncia il nome Dul Mephistos. Ma fa attenzione. Dul Mephistos. Ah, ci rivediamo. Mephisto, ormai so chi sei. Sì. Ma non significa che non possiamo collaborare. Quel mortale, Elias, cerca di usare il potere dei primi per i propri scopi. Nessuno sa più stare al proprio posto, eh? La sua intromissione ha attirato echi del passato nel mio rifugio dell'odio. Ma insieme possiamo ridare ordine al tutto. Quando avrai portato la pace in questo reame, potrò darti la mia benedizione. Ben fatto. Sei nato per questo. Non credevo che a un primo maligno servisse l'aiuto di un mortale. Sì, ho avuto sfortuna negli ultimi anni. Intrappolato in quei gingilli dell'anima. Rispedito negli inferi. La mia essenza si sta riformando, perciò il mio potere è limitato. Abbiamo tutti i nostri alti e bassi, no? Meriti di molto peggio. Non ho fatto altro che offrirti aiuto, eppure mi ripaghi con l'odio. Perché non concentri quella rabbia su Lilith per il momento? Accogli la mia benedizione, annientala, salva il tuo mondo. Ci hai messo tanto. Ho visto qualcosa al santuario. Un lupo. È una forma risaputa di Mefisto. Non è la prima volta che lo incontro. Cosa? E me l'hai tenuto nascosto?
Abbiamo tutti dei segreti, vero, Oradrim? Ora non abbiamo tempo per questo. Elias potrebbe aver già iniziato il rituale. Vuota la mente prima di continuare. Ah, è troppo tardi. Il rituale è in corso. A Elias penserò io stesso. Tu resta nell'ombra. Alla pelle. Ti hanno tatuata. Un rituale. Io sento qualcosa. Una voce nella mia testa. Andariel. Tra te e lei è stato stabilito un legame. Chi sei? Taissa. Tu chi sei? Io sono Lorat, uno degli Oradrim. Oradrim? Come... come Elias? Se ti ha detto così, ti ha mentito. Sono venuto per ucciderlo. Pensavo di averlo fatto, ma appena mi sono voltato era sparito. Se è sopravvissuto, si sarà rintanato nel suo rifugio. Rifugio? Ha un palazzo. Da qualche parte tra i deserti del Kegistan orientale. Non so altro. Dobbiamo raggiungere Tassarak. La gente del luogo conosce bene i deserti del Kegistan. Forse qualcuno avrà sentito del palazzo. Lasciatemi venire con voi. Non so quanto possa essere d'aiuto in queste condizioni, ma vi devo la vita. Non ci devi niente, ma sei la benvenuta tra noi. Anche tu meriti di vendicarti. Per lo più voci. La gente di qui parla di un incantatore che vive in un palazzo grandioso oltre la tempesta di sabbia infinita. Uno di quei nomadi potrebbe aiutarci. Conoscono queste terre meglio di... Taissa. Andariel. La sento. Mi serve un posto per tenere a bada la sua voce. Trova una guida. Io cerco qualcosa per aiutare Taissa a liberare la mente. Oh, non troverete un solo sciocco che accetterà una tale richiesta. Rinunciate e vivete più a lungo. Aspetta. E il vecchio? L'unica certezza a cui vi guiderà quello stolto inaffidabile è una tomba. Ma la disperazione sembra spingerti a fare qualsiasi cosa. Passa le giornate in una coltre di fumo bianco sulla riva del fiume.
Attenzione, è un luogo pericoloso. Ho trovato un posto in cui può controllare la presenza di Andariel. È sicuro lasciarla qui? Meglio che incespicare ciechi nel deserto, almeno finché non troviamo una buona guida. Che c'è? Ho già pagato, andate via. Non dobbiamo riscuotere, ci serve... Può essere possibile. Il simbolo degli oro... Di ora era... Oradrim. Sì, Oradrim. Deckard. Deckard Cain. Sei davvero tu, vecchio mio? Sono io, e Mischief. No, Deckard non c'è più. Io sono Lorath. Ci serve il tuo aiuto per superare la tempesta di sabbia a nord. Una tempesta, eh? Gli altri avranno rifiutato. Devono avervi propinato delle idiozie su un incantatore, eh? La sua magia non sarà peggio di come mi hanno trattato gli anni. Sì, sì, vi aiuterò. C'è una vecchia cappella là vicino. Un buon posto per iniziare una nuova avventura. Bene. Raccogli il necessario. Vado a prendere Thaissa, ci vediamo là. Meraviglioso! Come ai vecchi tempi, Deckard? Io sì. Thaissa deve decidere se unirsi a noi, però. Ogni fibra di me vuole superare quella tempesta e versare il sangue di Elias. Ma... forse conta sul fatto che la mia brama di vendetta mi guiderà di nuovo da lui. Per finire ciò che ha iniziato. Sarà meglio per tutti se resto qui. Non vergognartene. È la scelta più saggia. Ti porteremo la sua testa. E tu? Spero che tu abbia le tasche piene di pozioni curative. Altrimenti prendi quelle che tengo sulla vecchia Isabella. La tempesta peggiorerà, lo sento. Quando inizierà a infuriare, dovremo trovare dove ripararci. Altrimenti... di noi non resteranno che ossa e racconti. Assaporo questo momento. Sarà un viaggio memorabile. Deckard, non vedo l'ora. Ma guarda. E pensare che la tempesta nascondeva un luogo così intrigante. Forse una reliquia dell'antico Kegistan. Persa da tempo finché Elias non l'ha recuperata. Conterrà di certo dei tesori, eh? Mischief, non muoverti. Non parlare. Qui si annida un grande male. Ti sei fatto timoroso con l'età, amico mio. Ma non temere, me ne starò buono. Non vi ho mai visto prima. Siamo riusciti a superare la tempesta. Sia lode alla madre. Ah, nuovi discepoli. Giungete in un momento propizio. Di recente Lilith ci ha onorati con la sua presenza. Lei era qui. Oh, è stato magnifico. Ma non temete. Forse il maestro Elias vi concederà di intravederla attraverso l'occhio invisibile. Sì, vi riterrà degni. Entrate e andate a presentarvi a lui. Elias. Sapevo che saresti venuto, Lorath. Ci hai spiati con l'occhio invisibile, non è così? Credi che sprecherei una tale magia su di voi? Sei sempre ottuso, come il giorno in cui ti ho abbandonato. Porrò fine alle tue sofferenze, vecchio. Mephisto.
alla rovina di Sanctuarium e in me. Eppure dubiti. Solo i fanatici e i folli sono ciechi di certezza, madre. Se noi verremo salvati, sarà solo per mano tua. Non sono qui per salvare, ma per dare potere. Sotto la mia ala, i forti si opporranno alla potenza stessa degli inferi. Che i deboli si difendano da soli. Andariel vive e gli Oradrim muoiono. Qualunque sia il costo. Qualunque sia il costo. Eccolo, l'occhio invisibile. Meshife può aiutarci a portare via il manufatto da questo luogo, ma dobbiamo farlo prima che Elias ritorni. Quell'apertura laggiù è la nostra via di fuga migliore. Ce l'avete fatta? Avete ucciso quell'incantatore? Non parlare. C'è la tempesta. Ti porteremo via di qui. Oh, peccato. Il mio è morto, ma troppo tardi. Quel bastardo mi ha pugnalato alle spalle. Mi ha infilzato come un ratto spino. Cose che capitano. Deckard? Già. Cose che capitano. Arriveranno. Porterò con me l'occhio invisibile. Ci serve un posto dove studiarlo, usarlo contro di loro. Ci vediamo alla cappella nel deserto. Va. L'hai ucciso? Più di una volta, in realtà. Il problema è che non rimane morto. È più potente di quanto pensassi. L'ho sottovalutato. Anch'io. Ma almeno gli abbiamo tolto qualcosa di importante. L'occhio invisibile. Penso lo usasse per comunicare con Lilith da lontano. Un potente manufatto magico. È pericoloso. Forse possiamo usarlo a nostro vantaggio. Dammi un po' di tempo per studiarlo. I primi maligni rinascevano. Gli inferi erano in arrivo, ma Elias non era la risposta alle preghiere di nessuno. Se si vuole valutare qualcuno, lo si giudica per le azioni, non per le parole. È semplicissimo. Elias predicava la salvezza del mondo pur ergendosi su una montagna di cadaveri. Poi c'era il viandante, che aveva tutto ciò che a Elias mancava. Era contaminato da sangue di Lilith, ma era immune alla sua corruzione. Fu questo ciò che vidi nelle sue azioni. E fu allora che iniziai a credere davvero che forse insieme avremmo potuto arginare il male.